please point us to the river. We crossed and back, I drank a beer, situate ourselves amongst young without fear. We are here in Sevilla, amongst the Spanish tios and tias, de puta madre, de puta madre. I go with the flow takes me, try to say no, denial breaks me. Go with the flow takes me, try to say no, denial breaks me. Denial breaks me. Denial breaks my concentration to this life. Ci siamo? Esattamente sì. Guarda, io non so altro che felicità, qui mi prendo un'ansia quando devo accendere tutto dalle 4 di mattina. Tu mi vedi adesso, eh? Allora aspetta un attimo che... Sì, no, che... io a te non ti vedo. Beh, perché ancora non siamo su schermo. Allora adesso un attimino che... ho pregato questi tizi qua fuori, insomma, che stavano facendo i lavori. Allora, qui siamo sulla scena... Ecco, adesso ci siamo tutte e due. Fra pochi secondi dovresti visualizzare. Vediamo un po'. Uffa. Allora. Dimmi se sei sul, su Facebook, se vedi. Sì, sono su Facebook. Sto accendendo anch'io. Vedo la manchette col titolo. Allora, adesso dovrebbe... In diretta. Ecco, adesso ci siamo. Vedi? Ci siamo entrambi. Ecco. Tu sei meraviglioso come al solito. Sì, sì. Infatti. Ecco, ecco, ci siamo. Abbiamo partorito. Allora, buongiorno. Sei bravissimo. Ma che, guarda che è veramente un... È una cosa notevole perché al di là delle apparecchiature, ma se la linea non va, non va, c'è poco da fare. Allora, come avevamo promesso, siamo qui con Angelo, Filippo, Iannone Sebastianini, con un tema diverso che è legato alla felicità. L'invito alla felicità. Che diciamo di questo, di questa puntata, Angelo? Come la vogliamo introdurre? Ma io vorrei usare le parole di Epicuro a un suo amico giovane, che diceva così: mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell'animo nostro. Credo che con queste parole si possa benissimo cominciare la giornata. Eh sì, è fantastico. Scusate. Allora, chiedersi poi in sostanza in che cosa consista la felicità è equivale a chiedersi che cosa sia l'uomo, quale sia il significato della vita. Tutti vogliono essere felici, ma in sostanza che cos'è la felicità? Epicuro, nella sua lettera, fa intendere che comunque la felicità è legata alla filosofia e quindi alla stessa vita ed è fatta di tante cose semplici. Ci sono tante, tante frasi belle che ho trovato, tanti libri comunque che hanno cercato, autori che hanno cercato di descrivere la felicità. La vera felicità costa poco. E mi viene in mente un aneddoto, una storia, che poi andiamo a vedere, legata a Van Gogh. Che Van Gogh, una sera di fine estate del 1888, decise di prendere il cavalletto, i colori, ed andare a dipingere, a rappresentare il fiume Rodano con il paesaggio notturno. In quell'occasione però
fu colpito dalla volta celeste. Alzò gli occhi al cielo, girò il cavalletto e decise di dipingere l'orsa maggiore. Ed il risultato poi è quello che vediamo qua sullo sfondo, La notte stellata, un capolavoro dell'arte. E questo bene o male ci fa capire che la felicità alla fine costa poco. È fatta di emozioni, non è fatta di beni materiali, non è vero? Allora la discussione è aperta, sentitevi liberi di chiamare al numero che è 379 2068 012. Allora, adesso dovrebbe apparire meglio in sovraimpressione. Eccolo qua. Perfetto. Così possiamo cercare di ampliare il tema della felicità. Allora, mai termine fu abusato come quello che serve a definire la felicità. Tanto è stato detto, tanto è stato scritto sull'argomento e i media ci bombardano quotidianamente offrendoci consigli su come perseguire la felicità attraverso un prodotto, l'acquisto di un bene. In effetti, tutto è costruito su questo modello. La rete, la TV, il cinema, tutti vogliono essere felici. Eppure, se ci voltiamo intorno, scopriamo che l'infelicità umana cresce esponenzialmente. E allora ci chiediamo, attraverso questo dibattito culturale, perché è così difficile essere felici. Che cos'è la felicità, Angelo? Forse secondo me non dipende dagli oggetti, ma dipende dal sentimento e dal pensiero che abbiamo per gli oggetti. Sì. Se noi continuiamo a essere coscienti, cercare la coscienza e la felicità negli oggetti, non la troviamo perché non c'è lì. In effetti sì. Allora, mentre Negli cerca. oggetti. Sì. Sì, negli oggetti forse possiamo trovare i concetti, ma non i sentimenti o qualcosa che riguarda il sentire, il piacere o la gioia. Negli oggetti non c'è la Sarebbe. gioia, non c'è il piacere, c'è il concetto che ha permesso di costruirli. Certo che può sembrare un po' anacronistico oggi, no? Con quello che ci succede intorno, con la pandemia, eccetera, affrontare il tema della felicità. Perché, insomma, basta. Ma credo che sia il momento buono perché forse la felicità, diciamo, fa bene da complemento eventualmente per i vaccini o per le cure. Credo anche i vaccini e le cure, se non hanno un pizzico, se non danno un pizzico di serenità, di gioia o di tranquillità, forse non hanno nemmeno tanto effetto o anche se hanno effetto, non servono a niente in sostanza. Allora, in questa puntata di Pausa Caffè, Angelo e Jean vi porteranno a scoprire i luoghi remoti della felicità. Perché è bene saperlo, la felicità non è lì fuori, come ha detto anche Angelo, ma nasce dentro di noi. Il concetto aristotelico, quando diceva che la felicità dipende solo da noi stessi. Aveva ragione anche Socrate quando diceva che l'anima si ammala proprio come il corpo e che quindi va nutrita quanto il corpo stesso. Mentre disquisiremo sull'argomento, sull'orizzonte felicità, la linea telefonica è aperta per le vostre elucubrazioni mentali, aforismi, pensieri, poesie sulla felicità, se ne avete una nel cassetto. Allora io ho Senti scritto, Gian, dimmi. sì, ti posso fare una domanda? Nel senso, prima di andare avanti, perché credo che sia un terreno molto fertile questo che stiamo coltivando stamattina, tu che idea hai del rapporto fra amore e felicità? Bellissimo, perché leggevo proprio stamattina il pensiero di un altro autore che poi vediamo, che è Hermann Hesse, che poi è stato definito il poeta della crisi e che in sostanza diceva la stessa cosa che stai dicendo tu adesso, che la felicità dipende proprio dall'amore.
Io sono convinto che l'amore sia legato alla felicità, perché fa proprio parte di uno di quei requisiti importanti per essere felici. C'è stato un filosofo, Bertrand Russell, che è passato a miglior vita nel 1970, che diceva che ci sono certe cose che sono indispensabili per la felicità, per la maggior parte degli uomini. E quindi anch'io, anche tu. Ma si tratta di cose semplici. Il pane, un tetto, la salute, l'amore, un lavoro fortunato e il rispetto del proprio ambiente. Per altri magari sono essenziali anche dei figli. Ma là dove queste cose mancano, soltanto l'uomo eccezionale, diceva Russell, può essere felice. Ma dove esistono o dove, con sforzi ben indirizzati, è possibile ottenerle l'uomo che, ciononostante tutte queste cose, è infelice, allora in quel caso soffre di patologie. Credo che i libri fanno la felicità, perché la lettura è uno dei modi più efficaci che la mente conosce per nutrirsi, crescere ed espandersi. Sai che c'è stato uno psicologo più eminenti del XX secolo, tal Martin Seligman, che diceva che poi è stato il padre della psicologia positiva, che aveva svelato la formula della felicità e secondo lui dipende da tre cose. Allora, per un 10%, quindi dai fattori esterni, cioè da ciò che ci accade, per un 40% dai fattori interni, cioè da come reagiamo noi a ciò che ci accade, dai nostri stati mentali, e per il rimanente 50% da fattori genetici. Però c'era quel famoso 40% che possiamo manipolare, che è modificabile. Possiamo agire in ogni istante sui nostri stati interni, mentali ed emotivi. Possiamo quindi influenzare positivamente la nostra felicità attraverso cosa, come? Sicuramente poi ognuno di noi ha un'interpretazione personale della felicità. Io non so quale sia la tua, Angelo, addirittura Schopenhauer espose il suo concetto di felicità in 50 massime in un'opera colossale. Noi l'abbiamo abbreviata molto, insomma, partendo da fattori esterni, fattori interni e fattori genetici. Proprio Schopenhauer diceva che secondo lui questi tre fattori erano ciò che uno è, ciò che uno ha e ciò che uno rappresenta alla vista degli altri, che poi voglio dire a noi non è che interessa più di tanto questo, ma l'essere, quindi l'essere e l'avere, no? Probabilmente influiscono sulle nostre coscienze, sullo stato mentale, sulla nostra interpretazione della felicità. E lo stupirsi probabilmente di ogni cosa, come diceva pure Pascoli. A questo punto, non lo so, a parte Epicuro, che praticamente aveva tutto un concetto legato ai beni materiali anche, no? Della felicità. Quindi, Certo. come dicevano, mangiamo e beviamo, tanto domani moriremo. E proprio, non so se hai presente il fanciullino di Pascoli, Certo, sì. che sulla poesia e la felicità. E lui aveva detto una bellissima cosa per quanto riguarda l'importanza della felicità. Poi a me dispiace che non sono riuscito a entrare in Zoom l'altra sera, però adesso mi sto attrezzando per poterlo fare, perché ho visto che c'era gente interessante, anche se non riuscivo a capire, a udire. La poesia, diceva Pascoli, questo, guarda, sono quattro righe, ma è un pensiero fondamentale intorno al concetto della felicità. Quando scrisse Il Fanciullino nel 1897, disse della poesia: la poesia non è altro intonata che a poesia, è quella che migliora e rigenera l'umanità, escludendone non di proposito il male, ma naturalmente l'impoetico. La poesia benefica di per sé. La poesia che di per sé ci fa meglio amare la patria, la famiglia, l'umanità, è dunque la poesia pura, la quale di rado si trova. La poesia costretta a essere poesia sociale, poesia civile, poesia patriottica,
Intristisce sui libri, avvizzisce nell'aria chiusa della scuola e finalmente ammala di retorica e muore. E noi di questa pseudopoesia ne abbiamo tanto. Ecco che la poesia, secondo Pascoli, sta nelle cose che ci circondano. Ma credo che una delle cose più belle di questo che hai letto è il fatto di sentire come, mentre Pascoli scriveva, era veramente immerso in un'atmosfera particolarmente viva e interessante. Cioè si sente benissimo che la sua vita era immersa nella poesia. E scorreva in compagnia di poeti. Sì, proprio come un bambino poi alla fine, no? Il poeta. Sì, ti volevo chiedere un'altra cosa, un tuo parere che eventualmente estendo agli eventuali ospiti di questa trasmissione. Il rapporto che tu senti fra felicità e piacere. Che cosa hanno a che fare l'una con l'altro? Beh, credo che a un certo punto Felicità, è piacere. piacere. E poi bisogna vedere il piacere rapportato a che cosa, se delle sensazioni anche piccole. Mi stupivo 2 giorni fa quando mia figlia piccola di 4 anni e mezzo raccolse una foglia con stupore, come se la vedesse per la prima volta e con meraviglia. E questa cosa che poi mi ricollega molto a Pascoli, al fanciullino, no? Perché se siamo tutti come dei fanciulli e ci meravigliamo delle cose semplici, allora proviamo piacere in continuazione. E questa cosa straordinariamente mi incuriosisce perché mi rendo conto che abbiamo perso quel lato della fanciullezza che ci rendeva così gioiosi e felici. Oggi siamo più concentrati sulle cose materiali. E quindi il piacere è fondamentale per la felicità. Può essere un piacere fisico, può essere un piacere mentale per uno stupore. E allora non so se condividi. E Sì, quando mi sembra che stiamo stamattina creando una specie di costellazione in cui immergerci. Abbiamo nominato l'amore, il piacere, la gioia. In effetti stiamo viaggiando in una specie di costellazione stellare che è qualcosa in cui effettivamente possiamo diventare forti e saldi nella vita alla ricerca della felicità. Vorrei aggiungere una cosa molto importante che ho ritrovato spessissimo nella vita, specialmente in campo artistico. Il fatto se la felicità è qualcosa che dobbiamo cercare per noi o dobbiamo cercare per le persone che in qualche modo amiamo. penso che sia un discorso a doppio senso, no? Cioè, nel senso che mi ricordo c'era proprio un concetto biblico che diceva c'è più felicità nel dare che nel ricevere, e che quindi è rapportata a dare qualsiasi cosa di se stessi, non solo cose materiali. Proprio sul. Io vedo che chi cerca di creare qualcosa di artistico, perché poi la creazione in campo artistico è quella sublime, quella più pura, in effetti perde la felicità, entra in un mondo di angoscia da cui potrebbe evitare di entrare quando crea per se stesso. Io ho avuto tanti allievi di pittura che i quadri se li attaccavano in camera. Ho conosciuto tanti poeti che scrivevano per conoscere se stessi, quindi non passava nemmeno lontanamente per l'anticamera del cervello il fatto di scrivere e far vivere quello che sentivano negli altri.
E così più o meno in tutti i campi. Ho visto tanti attori che recitano per la propria soddisfazione, non occupandosi nemmeno lontanamente della soddisfazione del pubblico. Ecco. Insomma, è un problemaccio questo della felicità per se stessi o per il mondo. È interessante, lo sai, perché si ricollega molto sia alla domanda che prima mi avevi posta, no? Sulla felicità e l'amore, se è più importante dare felicità o ricevere felicità. Proprio intorno a questa osservazione, Hermann Hesse, che aveva avuto una vita difficile e che quindi a un certo punto della sua vita incontrò Carl Jung, e poi tra psichiatri e psicologi gli consigliarono di mettere per iscritto le proprie sensazioni. E quindi andando in là con l'età, si rese conto a un certo punto che diceva che quanto più invecchiavo, quanto più insipide mi parevano le piccole soddisfazioni che la vita mi dava. Tanto più chiaramente comprendevo dove andasse cercata invece la fonte delle gioie della vita. E lui disse questa frase: imparai che essere amati non è niente, mentre amare è tutto. E sempre più mi parve di capire ciò che dà valore e piacere alla nostra esistenza non è altro che la nostra capacità di sentire. Poi se si è altruisti, e quindi se si è attori e si recita per gli altri per dare qualcosa, e qualsiasi possa essere la nostra professione o attività, e nell'arco della nostra esistenza, delle giornate, di tutta la vita, insomma, di occasioni ce ne sono per cercare di dare un senso alla felicità. Non si può essere felici se si è chiusi in se stessi, credo. Sia Certo. impossibile. Senti, ci sono delle parole bellissime di Pablo Neruda che a parer mio danno felicità a chi le ascolta e dicono così: ti amo in un modo inspiegabile, in un modo inconfessabile, in un modo contraddittorio. Ti amo. Con i miei stati d'animo che sono tanti e mutano di umore continuamente, per quello che già sai, il tempo, la vita, la morte. Ti amo. Con il mondo che non capisco, con la gente che non capisce, con l'ambivalenza della mia anima, con l'incoerenza delle mie azioni, con la fatalità del destino, con la cospirazione del desiderio, con l'ambiguità dei fatti. Anche quando ti dico che non ti amo, ti amo. Persino quando ti tradisco, non ti tradisco. Nel profondo porto avanti un piano per amarti di più. Ti amo. Senza riflettere, incoscientemente, irresponsabilmente, spontaneamente, involontariamente, per istinto, per impulso, irrazionalmente. In effetti non ho argomenti logici, nemmeno improvvisati, per giustificare questo amore che sento per te. Che sorse misteriosamente dal nulla, che non ha risolto magicamente nulla e che miracolosamente a poco, con poco e niente, ha migliorato il peggio di me. Ti amo con un corpo che non pensa, con un cuore che non ragiona. Con una testa che non coordina, ti amo incomprensibilmente, senza chiedermi perché ti amo, senza importarmi perché ti amo, senza pormi dei dubbi sul perché ti amo, semplicemente perché ti amo. Io stesso non so perché ti amo.
straordinario, il poeta dell'amore, insomma, stiamo parlando di Neruda, che è uno tra i miei preferiti. Io credo che parole come queste, in effetti ci sono tante parole poetiche Hai toccato di l'amore. tantissimi poeti che secondo me danno gioia e vissute intensamente danno proprio accesso alla felicità. Beh sì, chiaramente abbandonando poi il paradigma filosofico sulla felicità, noi vediamo che il mondo in cui viviamo oggi è ben lontano dall'aver raggiunto l'antica meta della felicità. Viviamo in una logica fatta di armamenti, di divisione, di violenza, di crisi economiche e sociali. E come possiamo rendere la felicità un obiettivo realizzabile e concreto? Giustamente Neruda pone l'accento sull'amore, e l'amore è un sentimento straordinario, e si ricollega pure al James Barry, che poi è conosciuto come lo scrittore di Peter Pan, l'eterno fanciullo, che diceva che l'autentico segreto della felicità, in sostanza, non risiede nel fare ciò che ami, ma nell'amare ciò che fai. Quindi il termine amore comunque compare sempre. Può essere l'amore per una persona, può essere l'amore per un qualcosa che si fa, o per qualcosa che ci meraviglia. Non so se hai notato prima quando ho messo il quadro di Van Gogh? Sì. Bellissimo. Allora, una felicità piccola, fatta di momenti, di attimi, che suscitano delle sensazioni straordinarie. Io pure, nell'arco della mia esistenza, ho imparato ad essere felice, delle piccole cose. Sono quelle che mi meravigliano. Chi era che diceva meravigliato vado? Bellissimo. Sì, infatti, non ricordo Michelangelo o qualcun altro. Io ho scritto una poesia sulla felicità che vi voglio regalare. Sono 4 righe. Ero nel deserto, vicino Tozer, nel sud tunisino. Un po' di malinconia mi percorreva, le vene, e perché era il periodo di Natale mi trovavo, veramente tra le dune di sabbia. E in quell'occasione pensavo alla felicità e ho tirato fuori queste righe. La felicità è una baguette ancora calda nelle vie di Tozer, un sorriso in bianco e nero intrappolato in un cassetto, e nella voce sempre viva di una persona mai dimenticata che bussa alla porta dei ricordi mentre osservi un tramonto. È nel suono familiare del cucchiaino che tintinna sulle pareti della tazzina del caffè ogni mattina. Ecco, vedi, piccolissime Bella. cose. E lo sai, c'è Che questo bravo che rituale, sei. ma no, ma sai, questo rituale del caffè, da cui poi trae il titolo della trasmissione, no? La rubrica Pausa Caffè. Una volta realizzai un video su questo, perché è legato a tanti ricordi ancestrali. Quando al mattino ti prepari il caffè ed esegui quel solito rituale, poi ognuno ha il suo personale. Alla fine, il rumore del caffè che esce dalla classica macchinetta Moka, che invece non ti regala la macchina moderna, no? Con quale fai il caffè. Ok? E poi il tintinnio del cucchiaino intorno alla tazzina o al bicchiere. Ogni volta che ripercorri questo gesto, la mente, legata ai suoni, ai ricordi, ai profumi, ti riporta a personaggi di vario tipo che hai incontrato nella vita, da quelli più familiari, no? Ai momenti della pausa caffè, Certo. Sì, che erano anche straordinari. il profumo del caffè, qualcosa di estremamente rarefatto, che in effetti ha un potere magico incredibile di evocazione. E poi costa poco, è alla portata di tutti. Chateaubriand Certo, diceva che la vera felicità costa poco. usufruire anche come? Chateaubriand diceva la vera felicità costa poco, se è cara, non è di buona qualità. E quindi non ti serve lo yacht, non ti serve
chissà che cosa per essere felici, perché poi di gente infelice ne incontri tantissima, anche se hanno tantissimi mezzi. È chiaro che quando hai un tetto, una casa, un lavoro, di che sostenerti, no? Ma gli affetti, perché se ti mancano gli affetti e tutto il resto, poi è difficile pure provare una certa felicità. E certo, è verissimo. E poi ci sono personaggi che si sono sentiti in dovere di offrire tutta una carrellata di consigli su come essere felici. Chiaramente il nostro percorso non è quello di fare un excursus storico su che cos'è la felicità, ma è un punto di partenza, però essendo un punto di partenza per ogni forma di successo, e quindi avere, coltivare un pensiero positivo contribuisce alla nostra felicità personale. Senti, devo introdurre un argomento che forse è importante toccare, specialmente credo è un argomento universale, ma in quest'epoca sembrerebbe strano, parlando di felicità, non parlare di sesso. Certo. Che ne pensi di questo elemento? Che in effetti abbiamo evitato fino ad ora di toccare. Allora, il piacere fisico chiaramente dà felicità momentanea, effimera, però se è legata all'amore, allora in quel caso crea una felicità duratura di cui ti ricordi. Ed anche lì, nel discorso legato alla fisicità del sesso, se non sei altruista, se pensi soltanto ad avere, ottenere, non a dare, allora a quel punto credo che tutto si perda in un gioco che non ha nulla più a vedere con l'amore. L'amore è fatto di sentimento e non solo di fisicità. Quando questi due elementi sono insieme, allora la cosa funziona, allora c'è amore. C'è un pensiero straordinario di Confucio proprio sui pensieri buoni, sull'essere positivi, su quanto poi dovremmo imparare a cominciare a pensare positivo, perché se cominciassimo veramente a farlo, allora il mondo si muoverebbe in un'altra direzione. Forse siamo diventati troppo negativi. Confucio ci aveva azzeccato, diceva: più un uomo medita sui pensieri buoni, migliore sarà il suo mondo e il mondo in generale. È vero o no? Che noi usciamo di casa, incontriamo, andiamo dal barbiere quando erano aperti, perché adesso non si può. Vai a fare la spesa, vai dal meccanico, vai dal dottore. Senti soltanto persone che si lamentano. Se cominciassimo veramente ad esprimere pensieri positivi, non solo sarebbe positiva e gioiosa la nostra vita, perché poi questi pensieri positivi influenzano la nostra mente e ci aiutano poi anche a esternare l'amore. Proprio ciò di cui stavi parlando. Senti, ci sono delle altre parole che mi sono capitate qui davanti che ho praticato molto in questi anni. Sono sempre di Pablo Neruda, è una lirica più breve, praticamente è un sonetto che vorrei che ascoltassimo. Dai. Saprai che non t'amo e che t'amo. Perché la vita è in due maniere. La parola è un'ala del silenzio, il fuoco ha una metà di freddo. Io t'amo per cominciare ad amarti, per ricominciare l'infinito, per non cessare d'amarti mai. Per questo non t'amo ancora. T'amo e non t'amo. Come se avessi nelle mie mani le chiavi della gioia e un incerto destino sventurato. Il mio amore ha due vite per amarti, per questo t'amo quando non t'amo, e per questo t'amo quando t'amo. Quando t'amo. Io penso che la domanda che ti volevo fare io invece, proprio perché to hai toccato ancora tutti
tutta questa gamma di emozioni, no? L'amore, eccetera. E noi vediamo che dai puttini sorridenti del Settecento al quel sorriso semiaccennato della Monna Lisa, passando pure per Matisse con tutti quei colori accesi, la storia dell'arte, l'arte visiva e tutte le forme artistiche hanno sempre raccontato tutta una serie, tutta una gamma di emozioni, e quindi tra cui la felicità. Secondo te, visto che hai citato proprio il rapporto dell'attore con il pubblico e via dicendo, l'arte in che modo può trasmettere la felicità, quindi dare questo trasporto? L'arte, vabbè, insomma, non è facile questo che mi hai chiesto, però in poche parole, per me è l'arte è la rivelazione del mondo spirituale in cui realmente siamo, e parlo siamo da vivi, perché in realtà noi viviamo in un mondo spirituale. Praticamente noi siamo divisi dagli altri solamente nella testa, perché il mio respiro è comune con tutti quelli degli altri, prende e dà dall'atmosfera terrestre. Il mio sentimento si allarga all'infinito e anche il tuo. E l'arte non fa nient'altro che additarci questa realtà e quindi ci dà gioia, perché ci riporta nella nostra vera patria che secondo me per motivi intellettuali abbiamo perso. Abbiamo perso per motivi intellettuali, proprio così. Allora, guarda, c'è un parallelo che vorrei fare tra un personaggio dell'antichità, famoso per una frase, che adesso vorrei citare, dalle memorie di Adriano, e fare il parallelo con i nostri politici attuali. Lui diceva che fondare biblioteche è come costruire grandi granai pubblici. Ammassare riserve contro un inverno dello spirito che dà molti indizi, mio malgrado vedo venire. Cioè lui, da colto e raffinato, aveva fondato un governo caratterizzato da tolleranza e splendore delle arti e della filosofia, proprio come i nostri politici attuali. Ti farete? Sì. Vabbè, Giusto. Proprio. è felicità anche ridere, no? Ecco, mamma mia. E allora c'è anche il pensiero di Khalil Gibran, che vabbè, era un cristiano maronita libanese, nato in Libano, che aveva cercato di unire l'Oriente all'Occidente attraverso le sue opere. Lui diceva che le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. Quindi voglio dire, estrapolato il contesto, no? Si È vero, capisce che. questo è un altro argomento fondamentale. In fondo, dare felicità è dare valore alla persona amata, all'amico, al conoscente, all'estraneo. Dare felicità è trasformare quello che istintivamente abbiamo creato come estraneo, dargli il giusto valore, o addirittura un valore superiore a quello che si sarebbe aspettato. Questa capacità di dare valore alle cose, ma soprattutto alle persone, credo è l'attività somma che l'essere umano possa praticare. Sei d'accordo invece col concetto? Aveva un concetto sulla felicità Alda Merini. Lei diceva: la miglior vendetta, la felicità, non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Sei d'accordo su questo? Sì, In parte. c'è molto di questa invidia, però io penso che tutto sommato al fondo sia un fatto di ignoranza di se stessi, perché se noi siamo capaci di non solo di magie,
ma addirittura di miracoli, perché perdere tempo con noi stessi? Infatti, poi alla fine non si può essere felici per vendetta e per mostrarla Perché agli io altri. credo proprio veramente, ad esempio, tutta questa faccenda sociale infelice che si è svolta soprattutto in questi ultimi anni, in cui c'è stata una vera e propria creazione dell'estraneo, accentuata, sistematicizzata, mentre veramente l'estraneo esiste solo perché noi gli appiccichiamo sopra questa maschera. Se noi fossimo capaci di illuminare una persona che incontriamo per la prima volta, la più elegante o la più sciatta, perché anche la più elegante, come tu stavi dicendo, potrebbe creare avversione, invidia, estraneità, e invece fossimo capaci di illuminarla di quanto meglio possibile di considerazione c'è nel mondo, credo che potremmo cominciare a camminare sulle nostre gambe. Lo sai che c'è stato un presidente, Thomas Jefferson, che amava molto leggere gli antichi classici, quindi chissà, forse anche Epicuro. Aveva fatto inserire nella dichiarazione dell'indipendenza americana tra i valori inalienabili. Certo, credo di capire che stai dicendo. Tra i valori Sì, vai avanti, inalienabili dimmi. dell'uomo. Proprio la ricerca della felicità, il diritto alla vita, alla libertà e alla felicità. Quindi, secondo lui, il diritto alla vita e alla libertà erano associati alla felicità. E poi. Per quanto mi riguarda, per quanto ne sappia io, è proprio inserito tuttora nella Costituzione americana questo concetto. Il cittadino ha diritto a ricercare la felicità, ha diritto alla felicità. Però Però poi vediamo che, insomma, pratica, poi gli la Stati Uniti differenza come. fra le intenzioni e la pratica, Eh insomma. beh sì, siamo un po' lontani. Magari forse all'epoca sarebbe stato anche un po' più facile o meno difficile, perché il mondo magari girava meno intorno agli interessi economici, no? Come oggi. Certo. Socrate diceva: siate felici, agite nella felicità, sentitevi felici senza alcuna ragione particolare. Quindi l'essere felici può nascere anche da questo, senza una ragione particolare. Cioè imparare a essere felici dal mattino quando ti guardi allo specchio, quando cammini, quando esci anche a fare una semplice passeggiata. Lui diceva: senza alcuna ragione particolare, perché la felicità è insita dentro di noi e si può coltivare. Quindi questo potrebbe essere un consiglio. È chiaro che oggi vediamo in giro solo tristezza, perché le persone, come tutti noi, andiamo in giro mascherati, non riesci a vedere un sorriso, non riesci a stringere la mano a qualcuno, abbracciare nessuno e via dicendo. Insomma, viviamo tutta una serie di limitazioni che fanno sì che anche la felicità viene ridotta dall'esterno, ma se questa dovesse partire da noi stessi, da dentro di noi, potremmo cominciare ad essere felici anche conoscendo meglio noi stessi, amplificando questo desiderio di gioia e di felicità, trasportandolo anche fuori, no? Regalandolo agli altri, perché poi credo che sia contagiosa la felicità. Cioè la persona felice e sorridente attrae rispetto a una persona cupa. Così. Niente, mi sarebbe piaciuto sentire l'opinione anche di qualcun altro, magari ce lo scriveranno sotto, perché sono timidi. Sì, poi si potrebbe anche invitare a un tessuto di considerazioni che vadano da una trasmissione all'altra, Sì, magari potremmo. eventualmente mantenere il filo delle volte precedenti in qualche maniera e per quanto riguarda gli aspetti che potrebbero interessare di più. Allora, guarda, c'era un'altra
Un aneddoto su un personaggio che mi ha stupito, perché per lui la felicità era legata a un rituale piccolissimo che compiva ogni mattina. Goethe, che era di animo curioso, sensibile, uno dei massimi esponenti del romanticismo, è lui che poi diceva: vuoi essere felice? Viaggia con due borse, una per dare e l'altra per ricevere, perché sono legate le due cose alla felicità. Però lui iniziava le sue giornate con un rituale alquanto semplice, che però lo rendeva felice, cosa che non avrebbe reso felice me o te o forse qualcun altro, però lui sì, perché era molto soggettiva. Ogni mattina accendeva una fiamma, un focherello, con una lente d'ingrandimento su un piccolo altarino che aveva in casa. E lui lo faceva ogni mattina. Vedere quella fiamma sorgere dal nulla, dai raggi del sole, Era una era. cosa pazzesca, bellissima. Bastava poco poi, no? Alla fine, insomma, senza andare a vedere altre. Però abbiamo visto, come lo diceva Socrate, che l'anima si ammala proprio con il corpo e che quindi ha bisogno di essere alimentata e bastano pochissime cose. Io lo vedo qui, non faccio altro che di meravigliarmi con Gaia, perché Gaia con la sua età si meraviglia per ogni piccola cosa e poi ti fa: papà, ma tu lo sai che la foglia poi a un certo momento cade dall'albero? E tu: Lo sì, certo, no? Ti sapevo, fa ma non me lo ricordavo. allora ti fanno queste domande straordinarie, con uno stupore, oppure quando scorgono la luna in pieno giorno. Non so, qualcuno disse che il bambino è il padre dell'uomo. In effetti, la felicità si impara, si può imparare, così come si può trasmettere. E noi, insomma, ci siamo spinti ben al di là, siamo partiti da Epicuro e siamo arrivati ai personaggi più noti della letteratura Siamo e del mondo arrivati, dell'arte. certo, siamo arrivati a un personaggio che per te, per me e per Luana è il personaggio più importante, da Epicuro a Gaia. E Siamo arrivati fino a Gaia, non è poco, eh? che non è poco. Infatti, Anche poi. se c'è un elemento personale del tutto privato, che però in effetti ha degli aspetti universali incredibili. Perché l'essere immersi nel mondo, in fondo, è essere immersi nella felicità. Siamo noi, come dicevo prima, per motivi vari che ci separiamo dal mondo, probabilmente a buon diritto per essere veramente noi stessi, per essere degli individui. Ma io credo che veramente facendoci bene attenzione, noi immersi nel mondo, siamo immersi nella felicità e sia soprattutto un fatto di coscienza e non di politica realizzare questa realtà. Sì, mi piacerebbe concludere con un pensiero, perché prima abbiamo inizialmente, insomma, avevo menzionato Hermann Hesse, non lo so, forse perché è un personaggio che ha avuto una vita particolarmente, diciamo, triste, ma ha avuto anche tanti attimi di felicità. Lui diceva: non esiste alcun. È una poesia, ma a me piace leggere solo due righe perché è quello che esprime il concetto. Dice: non esiste alcun dovere della vita, vi è solo il dovere d'essere felici. È bellissimo, per questo solo noi siamo al mondo. E quindi voglio dire, che cosa c'è di più? Il dovere dell'essere felici. E allora mi viene un. Può sembrare una barzelletta, insomma, è una cosa simpatica legata al discorso della felicità, che ricorreva all'anniversario di matrimonio con quella che poi adesso è mia moglie, e in un'occasione, insomma, passai davanti a una vetrina dove sapevo che lei aveva già visto un anello.
E allora io ogni tanto passavo davanti a questa vetrina e dicevo, vabbè, forse è arrivato il momento di comprare il fanello. E le faccio una sorpresa, ma magari dopo no, mi dice, ma perché hai speso tanto per quell'anello? Io volevo un'altra cosa, eccetera. Quindi insomma arrivo a casa e le dico, guarda, sai quell'anello che ti piace tanto e fa quella vetrina così. Stavo pensando quasi quasi di comprartelo per regalo. Lei resta a bocca aperta, mi guarda e mi fa: nulla mi renderebbe più felice. E vabbè, il giorno dopo sono passato di nuovo davanti a quel negozio, ho guardato di nuovo l'anello. Poi, insomma, quando torno a casa, mi presento con un cofanetto, lei lo apre e dentro non c'era niente. Mi fa: ma come? Tu mi hai detto nulla può rendermi più felice? La felicità è fatta di piccole cose. Chi diceva che basta il pensiero, Angela? È vero o no? Sono riuscito a farti ridere. Bene, io ti ringrazio tantissimo. Ringrazio chi ci ha seguito, chi ci seguirà e vorrà partecipare a questa discussione anche inserendo dei commenti sotto, oppure suggerendo un argomento per la prossima puntata. Grazie, Angelo, a te. Ti lascio la parola per i saluti finali. Sì, un grazie a tutti, augurando veramente la realizzazione di se stessi e di tutti insieme nella nostra viva, felice realtà. Buona vita a tutti e siate felici. Arrivederci e il prossimo appuntamento è per domani sera alle 22 con la mucca pazza. E con Angelo ci vediamo venerdì prossimo. Grazie Angelo. Ciao. Ciao.